Oggi parliamo di animali domestici. Colgo l'occasione per dire che questo argomento mi tocca molto, anche dal punto di vista personale e emotivo, perché qualche settimana fa ho perso il mio adorato cagnolino di 15 anni. Ci ho passato quindi la mia infanzia, la mia adolescenza, fino all'età adulta. Me l'hanno regalato per i miei 6 anni, la mamma. Ci siamo andati a prendere in canile, l'abbiamo adottato. Appunto qualche settimana fa abbiamo scoperto che aveva un tumore. E forza di cose ho provato di tutto e di più, ma non ce l'ho fatta. Quindi ripeto, ribadisco, è un argomento che mi tocca, ma che voglio esprimere quello che ho imparato nell'ultimo mese. Cosa si può fare per aiutare i propri animali a stare bene, a stare in salute e non solo, a proteggerci da noi, da loro e da altri casi che adesso a breve vi andrò a spiegare. È successo tutto, ripeto, un mesetto fa, quando ho iniziato a capire che il mio cane stava male, non riusciva più a camminare bene. L'ho portato a fare le visite e già dalla prima visita ho pagato circa 200 euro perché la visita di pronto soccorso, perché l'ho portato diciamo d'urgenza perché vedevo proprio che faceva fatica e avevo paura che avesse qualcosa di grave. Infatti vabbè, dopo abbiamo scoperto che era una cosa un po' più brutta e quindi l'ho portato lì quel giorno. Mi hanno detto che servivano altri esami, allora ho dovuto portarlo il giorno dopo, fare visite su visite. Tutto questo, riassumo perché veramente ci sarebbe un video solo da fare per tutto quello che ho passato in questo periodo, ma non è il mio interesse stare qui a fare tenerezza, cose varie, non è questo il mio scopo, è per farvi capire come mai sono arrivata a voler fare un video qua su YouTube. In poche parole, ho dovuto fare veramente tantissimi esami al mio cane di 15 anni e ho speso la bellezza tra esami, cure, medicine, radiologia, di tutto e di più, esami del sangue, gli ho fatto fare veramente cioè tutti gli esami possibili e ho speso sulle 2.000-2.100 euro. Già parto dal presupposto che, a mio parere, coloro che adorano gli animali e amano stare in compagnia di essi, è una cosa brutta, cattiva dal punto di vista economico non riuscire a pagare le cure mediche al nostro animale perché non possiamo permettercelo. Io sono stata fortunata che avevo da parte dei soldi, già lavoro da 2-3 anni e ho pagato le cure mediche al mio cane. Ma pensiamo a tutte quelle famiglie che adorano gli animali ma non sono in grado di riuscire a coprire le loro spese mediche, a cosa vanno incontro? Questa è una cosa tristissima. A parer mio personale. Certo, allora cosa dovremmo dire? Se non puoi mantenerti un animale non te lo prendi. Un animale non è un gioco. Un animale, se una persona vuole comprare, a parte che comprare non mi piace come termine, perché io appunto sono più per l'adottare un animale. Cioè non vado a comprare un... Con tutto il rispetto per gli animali di razza, ci mancherebbe, non vado a comprare un animale di razza a 5, 1000, non so quanto costano, non me ne sono mai interessata. Quando so che ci sono tantissimi cani in un canile che aspettano solo una persona buona, una persona onesta che li vada a prendere, questo è inaccettabile. E io parlo per me, poi ripeto, ognuno può fare quello che vuole. Al che ho deciso di informarmi qualche giorno prima di fare altre visite molto più costose, perché vi dico solo questo: solo la radiografia mi è costata 600 euro. E ho scoperto che si poteva fare un'assicurazione sugli animali. Io su questa cosa non ero a conoscenza. Facendo ricerche su internet, effettivamente ho scoperto che i cani veramente si possono assicurare, non solo dal punto di vista di salute, ma anche nel momento in cui il tuo cane volontariamente o involontariamente facesse male a terzi. Questo mi ha aiutato a capire che allora riusciamo tutti ad adottare un cane. Ebbene, da un lato sì, dall'altro nel senso che ho chiamato l'assicurazione quel giorno, mi ricordo, e ho spiegato la situazione del mio cane. Tutto ciò per chiedermi: ma scusa, il tuo cane quanti anni ha? Il mio cane ha 15 anni. Mi fa: mi dispiace, ma per cani di quell'età io non posso aiutarti, l'assicurazione va dai 3 mesi ai 10 anni. Allora lì mi è crollato veramente il mondo addosso, ci sono rimasta di un male che non potete capire e ho detto: ahimè, pace, amen, uso i miei soldi. Non era un problema, era solo per capire se potessi risparmiare qualcosa e fargli fare comunque tutte le visite mediche. Questo non è stato possibile, glielo fate fare lo stesso al prezzo intero senza problemi. Però io questa cosa non la sapevo. 5 anni fa, quando il mio cane aveva il limite di soglia dell'età di 10 anni che si poteva fare. Quindi ragazzi, documentatevi, lo dico a tutti, informatevi, perché riuscite veramente a curare il vostro cane e a risparmiare un sacco di soldi. Infatti mi pare che parlando con l'assicuratrice
Alice, prima di spiegarle, prima di dire l'età del mio cane, mi ha detto che il costo solo ed esclusivamente delle cure mediche, pensate un po', veniva solo 80 euro all'anno. Cioè tu con 80 euro all'anno puoi veramente risparmiare un sacco di soldi. I percentuali circa ti rendevano 85%. Questo è un concetto. Ragazzi, se avete un animale che ha un'età compresa tra i 3 e i 10 anni e gli volete veramente bene e volete curarlo, pagate questa assicurazione, che poi ho visto su internet ce ne sono una marea, adesso ve le lascio qua. Oltre all'assicurazione dei cani, tu puoi assolutamente fare un'altra cosa, quella che farò io prossimamente. Purtroppo non c'è stata una cura, un rimedio per il mio cane, però ciò non toglie i soldi che ho speso, quindi cerco di recuperare almeno il minimo, anche se preferivo il mio animale. E vabbè, continuando, informandomi su questo discorso e cercando sempre in internet, ho scoperto che c'erano delle detrazioni fiscali che tu potevi ricevere, ovvero il 19% solamente nel caso in cui superassi 129 euro e 11 centesimi in un anno di spese mediche. Ho trovato questo sito molto chiaro, ovvero altroconsumo.it, sito molto famoso e conosciuto, in cui c'è scritto: spese veterinarie, quanto recuperi? È una detrazione. Recuperi il 19% della spesa sostenuta per un massimo di 387,34 euro. Su queste spese c'è una franchigia di 129,11 euro. Dal 2020 sono detraibili solo le spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile. Non sono ammessi i contanti, ma la spesa massima detraibile 550 euro. Wow, ci hanno aggiunto 50 euro. Dove le indichi? Nel quadro E, righi da E8 a E10 con il codice 29. Io non ho mai fatto una detrazione, quindi per me è arduo. Quali sono i documenti che devi conservare? Fatture del medico veterinario e scontrini della farmacia, su cui viene indicato che il medicinale è ad uso veterinario. Questo mi sembra ovvio. Quali spese? Sono detraibili le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. Quindi in questo caso, perché avesse allevamenti o utilizzasse gli animali per scopi di lucro, non ne può usufruire della detrazione. Sono detraibili le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, ovvero visite, gli interventi e quant'altro. Le spese per l'acquisto dei medicinali veterinari prescritti, sia che vengano acquistati in farmacia che presso altri negozi. In ogni caso non è necessario possedere o conservare la prescrizione medica, ma è sufficiente lo scontrino parlante che contenga gli stessi dati necessari per la detrazione dei farmaci a uso umano. Non sono invece detraibili, anche se prescritti dal veterinario, i mangimi speciali. Attenzione, questa è una cosa molto importante: la detrazione spetta soltanto a chi è proprietario dell'animale. Ultima notizia che è uscita qualche giorno fa: è uscita una legge che dà il consenso al proprietario di un animale di comprare su prescrizione veterinaria i farmaci che utilizziamo noi esseri umani. Beh, perché è una cosa positiva? Perché il costo, e chiunque possegga un cane o un gatto, un altro animale domestico può confermarlo, come l'ho posseduto io e ho speso veramente tanti soldi. I medicinali animali costano veramente tanto. Per questo video è tutto e spero che voi che mi state guardando il video, e se possedete un cane, un animale e non sapevate queste notizie, possano esservi state d'aiuto. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!